Siamo a fine anno e quindi è doveroso un bilancio per quanto riguarda il lavoro svolto dalla nostra società. Beh, quest'anno risultati soddisfacenti, siamo molto soddisfatti. La cosa che ci rende orgogliosi del lavoro di quest'anno è sicuramente il riconoscimento che abbiamo avuto a livello giovanile per quanto riguarda tre ragazzi del 2010, Matteo, Filippo e Stefano e Camilla, per il settore femminile sono stati selezionati, hanno partecipato ai migliori, alle selezioni, il torneo di San Vincenzo per i migliori, ragazzi nati nel 2010. Per cui questo sta a testimoniare il buon lavoro che è stato cominciato già qualche anno fa con i nostri allenatori che sono il fiore all'occhiello. Il lavoro l'avevamo cominciato l'anno scorso con Coach Lasi, che ha allenato il 2010 e parte della prima squadra, poi dopo presa da Ciccio Todaro, e quest'anno abbiamo messo nella nostra scuderia, diciamo, anche Mirko Pasquinuzzi e Andrea Spinello, due allenatori che non hanno bisogno di presentazioni, e questo per noi è il vanto maggiore per quest'anno, aver valorizzato ragazzi e allenatori, perché stiamo alzando veramente il livello della qualità dei nostri talenti. L'aspetto importante di queste attività è la collaborazione che il basket asciano ha intrapreso con altre società. Abbiamo intrapreso delle collaborazioni importanti, quella più significativa ovviamente con la Virtus Siena, con cui stiamo facendo squadre sia a livello maschile sia a livello femminile, e in fase di presentazione mi è piaciuto molto l'aggettivo che il presidente Bruttini ha usato verso di noi, società piena di entusiasmo, e quindi questo entusiasmo lo stiamo portando proprio in queste collaborazioni. Virtus Siena, ma anche San Giobbe Chiusi, a cui vanno i miei ringraziamenti dal presidente Trettel, e stiamo collaborando proprio per quanto riguarda sia il settore femminile, ma soprattutto con il nostro Giulio Lorenzoni, che fa parte del roster della Serie A. In ultimo, proprio per queste collaborazioni, abbiamo partecipato nostri ragazzi e nostri istruttori al progetto Rei, la festa di Natale a Venezia, ed è stata per loro un'esperienza indimenticabile, e questo fa sì che la nostra società, la nostra piccola società, ormai calchi palcoscenici nazionali, e questo ci fa molto molto piacere, grazie a queste collaborazioni ovviamente. Termina il 2023, si apre il 2024, un anno importante per il basket asciano per diversi aspetti. Prima di tutti anche per la valorizzazione del campo e della struttura che abbiamo a Abbiamo a disposizione. disposizione un bellissimo palasport. In questi 5 anni la collaborazione con l'amministrazione comunale è stata molto fattiva. Abbiamo fatto tanti interventi, tanti ne abbiamo ancora da fare. Quindi, chiunque sia la prossima amministrazione che si insiederà nel prossimo anno, chiediamo ovviamente la solita collaborazione. Noi abbiamo, come ripeto, tanti progetti, però abbiamo bisogno anche di spazi, sia per quantità che come orari. Veramente siamo messi non benissimo, per cui chiediamo di progettare nuovi spazi, nuove strutture dove fare attività sportiva, perché noi ne abbiamo veramente bisogno se vogliamo il bene, perché siamo una società che sta lavorando egregiamente sul territorio, sta portando Asciano alla ribalta regionale e nazionale. Meritiamo veramente spazi e meritiamo delle strutture atte a fare l'attività al meglio. Sarà un 2024 pieno di appuntamenti. Partiremo subito con le Final Four di Coppa Toscana, sabato 6 e domenica 7 a Firenze. I nostri ragazzi saranno impegnati e daranno il massimo per, speriamo, portare la Coppa ad Asciano. Più la nostra squadra femminile Under 14 parteciperà a un torneo nazionale ad Anzio, Roma, e più avremo il torneo Memorial Braconi dal 31 maggio al 2 giugno, e ovviamente la festa per i nostri 40 anni. Questi sono gli appuntamenti, però parteciperemo a altri tornei,
organizzeremo tante belle iniziative proprio per i nostri 40 anni, per cui vi invitiamo a seguirci sempre come state facendo. Io ringrazio tutti i ragazzi che tutte le domeniche ci seguono calorosamente al Palagrandi, perché è veramente uno spettacolo. Per cui ragazzi, appuntamento alla prima, il 14 di gennaio contro Terranova, e un grazie a tutti per davvero, e buon 2024 dal Basket Asciano.